Buongiorno Monica, una piacevole presenza anche oggi in questo giovedì 23 marzo. Siamo nel bel pieno della primavera, cara Monica. Certo, buongiorno a tutti, ciao Chris. E allora di cosa parliamo oggi? Parliamo ovviamente di primavera, perché la primavera è il rinnovamento, e si cerca di anche disintossicarsi un po', no, dall'autunno. Certo, si allungano le giornate e ci viene sicuramente voglia non solo di rinnovare l'abbigliamento, quindi il guardaroba, ma anche noi stessi. Le giornate che si allungano e l'aria un pochino più tiepida ci permettono di aumentare il movimento. Insieme all'aumento di movimento possiamo sicuramente dare un paio di consigli che permettono anche di perdere qualche cosina, se non altro di disintossicarci. Ecco, la disintossicazione, bella cosa, come possiamo attuarla? Guarda, una prima cosa, pensa al gruppo delle verdure verdi. Sono quelle che rinforzano il nostro sistema immunitario, quindi per drenare e depurare gli asparagi, che tra un po' ci saranno, i broccoli, gli spinaci, la rucola, le cime di rapa. Questi sicuramente sono degli alimenti da tenere presente. Mi sorge spontanea una domanda: ma è vero che gli alimenti amari aiutano a disintossicare? Oh, si diceva, non c'è una vera e propria evidenza scientifica però, perché in realtà ci sono anche degli alimenti a tendenza un pochino più dolciastra che hanno questa funzione. Che hanno questa funzione, però ad esempio a me vengono in mente, non so, tipo le catalogne. Certo. O i carciofi anche. Sì, certo, non li ho messi dentro perché stiamo finendo come stagione. Come stagione dei carciofi. Però inserito l'asparago le novità, esatto. Le novità. Dovrebbe il mese prossimo essere il mese maggiore. Tra l'altro tutte quelle che ti ho citato hanno pochissime calorie e nel caso degli asparagi danno buon senso di sazietà, ma regolano anche le funzioni intestinali, che sono il nostro secondo sistema immunitario. Quando io ho un buon intestino che funziona, sto anche meglio, quindi ne beneficia tutto l'organismo. Senti, mi viene da pensare alla primavera come un qualcosa in movimento, come qualcosa che rinasce e ha voglia di muoversi, no? C'è questo movimento nell'aria e anche noi ci muoviamo un po' di più. Abbiamo bisogno di più calorie o quelle che assumiamo normalmente possono bastare? È ovvio che se abbiamo necessità di perdere qualche chiletto, magari accumulato nell'inverno, posso mantenere le stesse calorie che avevo il mese precedente, quindi l'introito rimane uguale. In questo modo riesco a perdere qualche cosa. Ricordiamoci sempre bere, perché bere aiuta a eliminare le scorie in eccesso. Il solito zenzero col succo di limone, ma anche esistono delle erbe che sono studiate e indicate nel processo di depurazione. Pensa al tarassaco, la curcuma, la betulla, l'aloe, il cardomariano e l'ortica. Ecco, mi vengono in mente queste. Senti, e per quanto riguarda gli antiossidanti? Lo sai che per fare il pieno di antiossidanti ho necessità di assumere frutta e verdura. Il prossimo mese, anzi diciamo più vicino al mese di giugno, penso ai frutti rossi, che per noi donne hanno anche una buona protezione, cioè ci aiutano a proteggere i capillari, quindi i vasi più periferici. Benissimo, sarebbe bello poter dare magari una ricetta tipica per la primavera, però ci penseremo, però abbiamo un'altra rubrica che parla di cucina, quindi ci pensano loro. Certo. Come possiamo concludere allora per questo incontro con la primavera, questo bellissimo incontro con la primavera? Selenio contenuto nel pesce, che ha un grandissimo potere antiossidante. Non solo, il pesce ci aiuta ad aumentare la concentrazione e ci dà più energia. Quindi agli studenti lo diamo? Non solo agli studenti. Non solo agli studenti. Anche alle donne mature. Anche alle speaker. Perfetto, che non ne hanno bisogno. Va bene, grazie Monica, grazie ancora per la tua professionalità. La mail naturalmente, affinché qualcuno ti possa, insomma, gli ascoltatori ti possano scrivere e porre le loro domande. Certo, dietista@monicamai.it. Ricordiamo che poi gli interventi di Monica vanno sempre sulla nostra pagina Facebook e sul sito di Piacenza 24, per cui potete riascoltare un sunto di quello che è stato l'intervento. Grazie Monica e buon lavoro. Grazie a te, buona giornata a tutti. Radio Sound.